Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Con il video di oggi vorrei iniziare una nuova rubrica che intitolerò penso doppietta, comunque vedrete il titolo qua sotto, e vuole essere una nuova rubrica all'interno della quale vi consiglio una doppietta. In che senso? Un libro e un film che mi sono particolarmente piaciuti. In questo caso, almeno nella puntata di oggi, parliamo di film tratti da libri, però potrebbe essere anche il contrario, perché ci sono anche numerosi casi di libri tratti da film. Nel caso non lo sappiate, ma io sono di questa idea, film e diciamo libro sono due opere d'arte diverse. Vorrei spogliare dell'idea un po' purista che il libro è sempre meglio del film, perché non è detto. Ci sono casi in cui i film sono delle vere e proprie opere d'arte, quindi sono due opere staccate, quindi che possono anche divergere in maniera abbastanza profonda, quindi non sono assolutamente dell'idea appunto purista che il film debba necessariamente rispecchiare in toto il libro, può diventare un'opera completamente diversa. Nel caso di oggi vi presenterò qualche doppietta e se vi può piacere la rubrica poi fatemelo sapere giù nei commenti, così continuerò. Scusate se guarderò ogni tanto il telefono, ma ovviamente mi sono appuntata qualche dato necessario. Un'altra piccola precisazione: mentre nel campo dei libri mi piace parlarvene, mi sento anche abbastanza un pochino più sicura. Per quanto riguarda i film, ho una conoscenza veramente popolare, diciamo, quindi sono dei consigli veramente spassionati da mera amante del cinema, ma non grande conoscitrice, quindi non andrò chiaramente nello specifico dei film, perché cinematograficamente parlando non sono preparatissima. Questo vuole essere semplicemente un video anche molto veloce per darvi qualche spunto di lettura e di visione. La prima doppietta della quale vi parlo riguarda, lo vedrete qua purtroppo perché non ho nessuno di questi libri in presenza, Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno, una lettura che ho fatto l'anno scorso, è rientrata fra le top 10 del 2019, delle quali poi vi parlerò perché chiaramente non me ne ho più parlato. È un libro straordinario, io dell'autore avevo già letto Il gigante sepolto, che purtroppo non mi era piaciuto per niente, mentre Quel che resta del giorno, per quanto sia un romanzo così celebre, non mi ci ero mai avvicinata. Ed è un romanzo veramente straordinario. Così come, e in questo caso forse addirittura penso che la pellicola, almeno a mio parere personalissimo, superi in bellezza il romanzo. Qui troverete anche la locandina del film. Il film è del regista di James Ivory, con un, grandissimo Anthony Hawkins, straordinario, ed è del 93. È un, penso, film famosissimo, forse era l'ultima del popolo a non conoscerlo, a non guardarlo. Ma di cosa parla Quel che resta del giorno, anche se ovviamente probabilmente conoscerete tutti meglio di me la sua storia? Non è altro che un, potremmo dire anche, lunghissimo flashback del protagonista, che è un anziano ormai maggiordomo inglese che ha passato tutta la sua vita a servire appunto una importante casa nobile, una vera e propria magione. Se siete dei grandi appassionati di Downton Abbey, sicuramente le vibes, diciamo, le conoscete molto, molto bene. Quindi in questo enorme maniere inglese il maggiordomo ha passato tutta la sua vita, l'ha dedicata completamente al suo padrone e alla famiglia del suo padrone, e si rende improvvisamente conto, ormai anziano, la seconda guerra mondiale ormai è terminata e quindi siamo già intorno agli anni 50, che il mondo sta cambiando, il mondo dopo la guerra è cambiato e ormai non esistono più quelle famiglie nobiliari dotate di quasi centinaia di domestici che vivevano fra una cena e un'altra, fra un cambio d'abito e l'altro, perché la società è cambiata. Ma ciò che non è cambiato è il protagonista, nel senso che lui vive, e potremmo dire che sia un romanzo ma soprattutto un film, sulla nostalgia, sul rimorso anche di una vita non vissuta. È un personaggio, in questo caso interpretato da Anthony Hawkins, il protagonista è un personaggio che ha sempre avuto paura della vita e che quindi non ha mai realmente vissuto.
questo non vivere l'ha anche allontanato dall'unico grande amore della sua vita, che lui per paura e anche per devozione nei confronti di questo suo lavoro, tipicamente molto British, potremmo dire, ha deciso di non vivere, ma è anche un romanzo sulla disillusione, la disillusione data dal fatto che, essendo questo grande maniero di proprietà di questo nobiluomo molto importante, influente politicamente parlando, quest'uomo ha compiuto delle scelte, diciamo, che hanno causato l'entrata in guerra dell'Inghilterra contro la Germania, un uomo, potremmo dire, quasi filonazista, e il maggiordomo, nonostante personalmente non accettasse le scelte del suo padrone, in realtà, essendo il suo padrone, era come se si adagiasse attorno a quelle che erano le sue idee. È un romanzo proprio della disillusione e anche della volontà un po' di vivere nel passato, di continuare a vivere nel passato, perché il futuro è qualcosa di incerto ed è quindi una commistione fra nostalgia, rimorso, disillusione, amarezza e non aver mai vissuto appieno la vita presente e futura, sempre in funzione di questo passato. Da questo punto di vista, come grande tematica, ricorda un po' Il Grande Gatsby. Pellicola straordinaria, romanzo straordinario, vi consiglio dal profondo del cuore entrambi. Seconda doppietta della quale vi voglio parlare, del romanzo vi dirò veramente poco perché vi ho rotto le scatole in lungo e in largo. Si parla di Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier, romanzo celebre, veramente famosissimo e stupendo, come sapete è uno dei romanzi della mia vita. È un romanzo dalle tinte noir, fosche, a tratti quasi thriller, ma ovviamente non appartiene al genere, ed è un romanzo dalle, non solo dall'atmosfera, dalla trama stessa molto cupa, molto cupa. Sembra ci sia una coltre che invade il lettore lungo tutto questo romanzo. Anche qui si parla di uno straordinario maniero inglese, quindi questo paesaggio un po' rispetto a Katsushiguro permane, anche se completamente diverso. Anche qui siamo nei primi decenni degli anni del Novecento. Una giovane ragazza, la nostra protagonista, sposa questo facoltoso uomo, ricco, elegante, bello, anche abbastanza misterioso, che la porta nella sua magione di Manderley, se non mi sbaglio, se no mi correggo qua sotto, Manderley se non sbaglio si chiama, e lei però viene colta, diciamo, dallo spettro, dalla presenza-assenza della moglie, dell'ex moglie morta del suo proprietario, che era una moglie così amata, questa Rebecca, la prima moglie, che diventa un vero e proprio spettro che la ossessiona e che sembra ancora vivere attraverso le stanze di questo bellissimo palazzo. E questo è il romanzo, devo dire, in questo caso il film che ne è stato tratto è veramente molto fedele, addirittura i dialoghi che possiamo riscontrare sono molto simili. E viene la grandiosità di questo film, che il cui regista non è altro che Hitchcock, quindi direi che meglio di così è un film del 40, in bianco e nero, quindi l'atmosfera è perfettamente quella di Manderley. È straordinario come il film sia in grado di rispecchiare il libro. Anche qui direi che le due opere d'arte possono equipararsi benissimo. E volevo leggervi il protagonista perché è Laurence Olivier, spero si pronunci così, che è un grandissimo del cinema in bianco e nero, ed è un romanzo dalle tinte veramente quasi orrorifiche, con questa, vi dovete immaginare questo enorme palazzo inglese, pieno, ricco di stanze, ricco di oggetti, con appunto tutta questi domestici che viaggiano e che ricordano questa giovane Rebecca. Ma che segreto si nasconde dietro Manderley? Film straordinario, così come straordinario è il suo romanzo. Passando invece alla terza proposta, e anche in questo caso non potevo proporvi altro sicuramente, il romanzo di partenza è Moglie e concubine, che poi nella seconda edizione Feltrinelli, se non sbaglio, ha proprio assunto il nome dal film che ne è stato tratto, proprio perché il film è un cult, è veramente famosissimo, cioè Lanterne Rosse. Moglie e concubine è un romanzo brevissimo, ve ne ho parlato più volte anche qui, quindi vi linko giù i video all'interno dei quali vi ho parlato meglio del volume. È di Su Tong, grande scrittore cinese,
ed è un brevissimo romanzo all'interno del quale si parla del concubinato. In realtà, per quanto questo sia il tema centrale, in realtà non vi dovete immaginare un romanzo che parla solo ed esclusivamente della condizione femminile repressa nella Cina dei primi del Novecento, perché tutto è tranne che questo, nel senso che la nostra protagonista è una giovane ragazza universitaria a cui muore il padre e quindi viene meno la sua indipendenza economica e volontariamente lei decide di andare in sposa a un uomo ricco e facoltoso che quindi possiede già delle mogli, quindi lei non sarà altro che un'altra moglie, se non sbaglio quando lei arriva è la terza o la quarta, ora non mi ricordo bene, mi sembra la quarta. E quindi diciamo che la sua è una scelta volontaria, è una scelta anche che compie in funzione della sua indipendenza economica in quanto donna. Quindi diciamo che il ritratto che viene dato di tutte queste mogli all'interno di questa sorta di harem, le cui lanterne rosse sono le lanterne che vengono posate fuori dalla casa, e in questo il romanzo e il film, scusatemi, è bellissimo grazie alla scenografia di queste lanterne rosse che vengono esposte fuori dalla casa della moglie che il marito deciderà ogni notte di visitare, quindi di giacere con lei, proprio perché ogni moglie vive in una casa sua. È un rapporto, è un libro ed è anche un film sulla ferocia, sulla malvagità della condizione femminile dell'epoca che obbligava queste donne ad essere feroci, quasi ferine, selvagge, a mordersi fra di loro, proprio perché si innescheranno dei meccanismi sicuramente non molto piacevoli, proprio perché tutte queste donne mirano al primato, vogliono essere la moglie in qualche modo, la moglie più importante. Ci saranno ovviamente delle ripercussioni non proprio carine, vi potete immaginare. E scusate se non ve l'ho detto, ma vi scrivo qui il nome del regista perché purtroppo non penso di essere in grado di pronunciarlo bene. Il film è di una delicatezza, romanticismo, ma crudeltà, di una violenza profondissima. Sutong è in grado di dipingere l'animo umano in modo straordinario, ne emerge la crudeltà veramente di quanto l'uomo, in questo caso, quanto la donna, in questo caso quanto le donne siano in grado di essere violente con le proprie, in questo caso quasi sorelle, potremmo dire, nonostante siano accomunate tutte da destini di grande infelicità, invece di fare manforte l'una con l'altra si fanno guerra. Ed è una storia di, potremmo dire, destini infelici, ma spero che vogliate guardare sia il film che il romanzo. Per oggi voglio smetterla qui perché mi piacerebbe che fossero dei video molto molto brevi ma succosi, quindi fatemi sapere, mi raccomando, se la rubrica vi piace, perché l'idea sarebbe di proporvi ogni volta 3 libri e 3 film. In questo caso di tutti i libri tranne che del primo vi avevo già parlato, quindi è proprio molto molto breve, e così come dei film avete visto, vi voglio dare semplicemente qualche immagine, qualche breve frammento, sperando di incuriosirvi. Io come sempre vi mando un grossissimo bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!